quest'anno che è passato ci sono stati dei conflitti in classe, anche fuori dalla scuola. Le mancanze di rispetto sia tra i professori, tra gli alunni, tra alunni e alunni, professori e professori. Soprattutto il momento in cui manca una forma di comunicazione e di comprensione dell'altro. Inizialmente cerchiamo di risolverla tra noi, però la maggior parte delle volte non ci riusciamo. A lot of what is these days called restorative justice attempts to maintain the distinct roles between people. For instance, the idea of a victim and the idea of a perpetrator. And we didn't go down that route simply because that didn't seem to us to make sense. So since we had understood that we were changing that logic, we needed to change that terminology and we needed to do it based on a community agreement, first of all. L'approccio di Dominic Barter punta soprattutto sul far emergere dal contesto le capacità di dialogo e di relazione, in modo che queste possano amplificarsi e prendere più spazio di quello che abitualmente prendono. Quindi l'obiettivo di questo intervento principalmente ha a che vedere con creare le condizioni affinché la saggezza che il conflitto e la tensione porta già con sé possa semplicemente essere visto. Progetto che ha richiesto anche da parte nostra tantissimo tempo per inquadrare sia gli obiettivi e sia una fase proprio di formazione, perché quello che è per noi risultato importante è che proprio questa volontà di aver cura delle relazioni con l'altro nasceva dal mettere innanzitutto in discussione il nostro rapporto con i nostri alunni. E su questo quindi abbiamo cominciato a riflettere insieme per appunto trovare il punto d'incontro in maniera tale che il conflitto venga affrontato e gestito al meglio. So the creativity of the students and the speed with which they were creative and the profundity of their analysis of the issues that came up in the classroom, it was just astonishing to me. It's so inspiring to see how much they understand about what is needed for the classroom to become a harmonious, productive place of learning. Nella scuola non ci sono posti isolati per risolvere questi litigi. E quindi abbiamo creato, diciamo, quest'aula apposita per far sì che quando gli alunni o anche alunni e professori litigano, hanno diversi conflitti, vengono qui per risolvere. Abbiamo messo una cassetta qui fuori dove scriviamo il nome dei diretti interessati, cosa è successo e poi quando i tutor hanno la possibilità magari di risolverlo, cercare di capire cosa è successo. Quando oltre le parole c'è poi qualcosa che si concretizza effettivamente, questo chiaramente aumenta la fiducia e fa vedere anche la possibilità che ci sia veramente un cambiamento, altrimenti diventa un ennesimo esercizio di stile che non porta da nessuna parte. Vedere anche i professori parlare con noi non solo di materie scolastiche ma anche di conflitti oppure cose esterne alla vita scolastica. Mi ha sorpreso la loro sorpresa che la scuola potesse essere anche questo. The only reason why they haven't said these things before is because nobody's asked them. We didn't teach them, we didn't give them any kind of methodology of what to do. We simply listened and strengthened their ability to ask and answer their own questions. And of course they are the ones on the front line every day. They know what the issues are much better than we do. È stato un po', come dire, emozionante, un po' più emozionante. E poi il fatto che ci sia stato comunque da parte di tutti la voglia di ascoltare, di capire un pochino più profondamente di quanto di solito facciamo partendo con le nostre, diciamo, soluzioni scontate o già preconfezionate. Già da subito io l'ho applicata questa cosa e ho visto anche dei miglioramenti, cioè anche la mia stessa serenità si riflette poi positivamente nella classe stessa. If
schools were able to make space for dialogue, then they would have very different ways of responding to conflict and very different issues to deal with. I hope they would be much more focused on education than often what they're focused on, which is on trying to stop all the things that interrupt the lesson from happening. So that my hope for the future is that we recover through work like this a sense of what it means to be co-responsible for our lives together, and that young people grow up being reminded that this is a normal, healthy, necessary part of being in society.